Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, sapete tutti cosa sono i contenuti suggeriti, vero? Sono quei contenuti, appunto, che di solito, magari mentre guardiamo i social, siamo nella nostra bacheca, vengono appunto inseriti, ce li troviamo là, perché il social che conosce bene i nostri gusti, i nostri interessi, a forza di dire ok, accetto, ok, accetto, ok, accetto, ok, accetto, ok, ci mette perché pensa di farci un favore. A volte sono anche delle semplici sponsorizzate perché a forza di guardare su, chiaramente vi sarà capitato di guardare su Google, che ne so, stavate cercando un profumo su Facebook, vi arriva subito la sponsorizzata di una ditta che vende quel profumo. Cioè, funziona così. Del resto, ripeto, ormai i nostri interessi sono di dominio pubblico e non solo quelli, sono anche i nostri numeri di telefono, dove abitiamo e cose del genere. Ma non è questo il punto. Tra i contenuti suggeriti, a volte arrivano anche, cioè a volte, spesso arrivano anche magari argomenti che in un determinato momento vanno per la maggiore, tipo che ne so, ci sono le elezioni, allora vedi una marea di politici, mi arrivano una marea di politici di cui ignoro totalmente l'esistenza. Di cui ignoravo prima l'esistenza, prima di leggere quello che mi veniva suggerito, ok? A seconda di quello che va in quel momento, insomma, delle discussioni, cose del genere. E fino a qua. Io sono abituato a queste cose, ok? Sono abituato, anch'io ho dato, a forza di dare accetto, 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 non è che mi possa lamentare se ogni tanto, anche su WhatsApp, numeri a caso, anche da numeri dalla Nigeria. Mi contattano mettendomi ciao, ok? Bloccati subito al solito. Comunque, perché dico questo? Perché sono abituato che a questi contenuti suggeriti, in base a quello che va, le discussioni del momento, cose del genere, sono abituato a vedere magari su Facebook, Instagram, TikTok, quelle cose là, ok? Però, obiettivamente, che Spotify, ok, mi suggerisse la canzone Kleptomania di un gruppo che si chiama Sugar Free, l'ha fatta nel 2010, e sta cosa è un nuovo livello. Cioè, se anche adesso sulla musica, Spotify, un servizio musicale di streaming, mi suggerisce una canzone che si chiama Kleptomania, vuol dire che proprio siamo circondati, ok? Chiaramente mi suggerisce Kleptomania perché, vabbè, siamo capiti perché per la famosa cosa di Fassino, del profumo, di sta cosa qua. Ripeto, mi ha lasciato un po' interdetta la cosa perché è la prima volta che mi viene suggerito un brano con un nome, diciamo, attuale, un nome d'attualità. Cioè, vuol dire proprio ormai, cioè, sta cosa dell'essere, no, non spiati, perché ripeto, diamo sempre il consenso noi a questa cosa, però sì, manco un po' spiati, di essere comunque circondati e di non riuscire a ignorare delle notizie perché arrivano da più fronti e in modi completamente diversi, cioè, mi ha lasciato un po' interdetto, insomma. Quindi questo mi fa capire due cose. Una, che effettivamente, ripeto, ormai non abbiamo via di scampo, ripeto, siamo circondati, ormai ci attaccano da tutti i punti di vista, anche musicali adesso. E la seconda cosa è questa qua che mi converrebbe fare un bel po' di dato che comunque anche le canzoni tornano in auge dopo 14-15 anni perché c'è un'attinenza con un fatto di cronaca, ok, a questo punto allora mi metto a fare anch'io canzoni con nomi di disturbi, però mi faccio furbo, io faccio nomi di disturbi un po' particolari, quindi li faccio solo io. Mi viene in mente la sindrome della mano aliena, la conoscete la sindrome della mano aliena? Praticamente la sindrome della mano aliena è che praticamente c'è una mano che in pratica va per i cazzi suoi. Ve l'ho fatta breve. Non è proprio una cosa, una spiegazione scientifica. O se no c'è quell'altra, la sindrome di Fregona, Fregola, che praticamente dice che ti fa vedere come persone strane e il tuo cervello te le fa riconoscere come amici. Vabbè. Adesso mi prendo un bel po' di disturbi rari e ci faccio delle canzoni, dei monologhi, cose del genere. È questo che ci insegna l'era digitale. E buonanotte.